discorso che mi è meno chiaro, cioè che sconfina un po' in una visione, diciamo. Perché da questo desiderio che è molto comprensibile di non avere un'architettura basata solo sulle sull'angolo retto. funzioni, sull'angolo retto, cioè è molto, come dire, impositiva, no? Un'architettura così. A questo invece desiderio che è quasi, dire, espressionista, no? Se tu guardi questo soggiorno è un po' espressionista, ha una forma che si rastrema. Allora, è chiaro che la legge è sempre di trasgredire, di non fare le parallele, di fare delle linee che si incontrano, quindi angoli acuti, quindi angoli ottusi. E qui è tutto così questo soggiorno. Però poi un ordine ce l'ha che non so come lo riconquista. Adesso, per esempio, ti faccio vedere qua questa foto di quando il mobile. Perché inizialmente la soluzione che Umberto aveva dato per dividere il soggiorno da una zona di raccoglimento, di studio, di piccolo studio, era affidato a questa libreria in cemento. E con i ripiani, i soliti ripiani in questo, non mi ricordo più come si chiama, legno truciolare, proprio, cioè materiali poverissimi. C'è anche la voglia di usare, di sperimentare, addirittura l'Eternit, perché lì dietro c'è l'Eternit. Però, come si può vedere anche dal libro, è di una povertà assoluta. Era piccolo, troppo basso, e lo si vede da qua, da questa foto. Come fosse inadeguato, l'hai preso. Allora, da lì è venuta l'idea io non ho mai detto niente, è tutto Umberto che ha capito che questa cosa non andava bene, l'ha alzato e allargato. E nel far ciò ha usato questa faesite. Che poi l'ha usata per tutte le pareti, no? Per coprire Il cemento. l'isolamento, lo strato di isolamento del cemento. È stato messo all'interno e poi è stato coperto il tutto con questo materiale che è stato anche qui il bisogno di tormentare, no? Di Umberto. È infinito, non ha fatto un unico rivestimento standard con una larghezza di scanalature costante, no? Ha sentito il bisogno poi qui, dove diventa anche chiusura di un armadio, no? Allargato, viene di qua, allargato il passo della plissettatura. E la stessa cosa ha fatto in questo mobile da questa parte. E qui ne ha approfittato per fare una specie di libreria, di posto per appoggiare i libri, i quadri, appoggia divano. E io trovo qui molto bello anche il fatto che abbia risolto l'angolo con un angolo ottuso, no? Perché vedi che è poi lo stesso che ha usato per il tavolo. Qui c'è questo angolo ottuso che è identico a quello usato per il mobile. Quindi lui svicola sempre, evita sempre l'angolo retto.